Intanto ringrazio voi, comitato organizzatore. Vedo delle facce notissime che saluto con affetto e con rispetto. Ringrazio il comitato organizzatore per questa organizzazione puntuale su un argomento importantissimo, qual è il futuro dell'aviazione, un possibile futuro dell'aviazione, un possibile futuro del potere aereo che si associa naturalmente a quelli che sono gli sviluppi in questo settore. E già il primo concetto che viene fuori è quello che tutto quello che viene fatto in campo militare poi viene impiegato nel campo civile. Il pericolo che normalmente corriamo in questo nuovo business, che è un business molto ampio, molto grosso, civile e militare, è quello della, tra virgolette, globalizzazione, cioè un sistema che va avanti non governato. Questo è il primo punto essenziale che dobbiamo tenere a mente. Il sistema oggi, va bene, ha la necessità di essere governato per gli aspetti civili e gli aspetti militari, perché qualsiasi nuova iniziativa ha due aspetti: l'aspetto positivo, la spinta verso il futuro. L'aspetto negativo è l'impiego di quello che noi pensiamo essere a beneficio della comunità per, naturalmente, organizzazioni differenti da quelle statuali. Ed entreremo poi successivamente in questo tipo di discorso. Sicuramente avete voglia di sapere quali sono le prospettive in questo campo. Prospettive importanti, io credo, è il nuovo business e lo vedete attraverso la lettura del mercato. Tutti quanti oggi costruiscono UAV, dal più piccolo al più grande. Va bene. Quindi il campo appare oggi già per certi versi, per certi segmenti già inflazionato. Sarà il mercato poi che farà la scrematura in base alle qualità del prodotto. Ci sono zone poi inesplorate e che dovranno essere esplorate, che sono quelle superiori ai 60.000 piedi, dove la tecnologia è in possesso solamente di alcuni. Ecco che iniziamo il discorso della scrematura. Dove andremo? Come andremo? Da 60.000 piedi a 400.000 piedi, quello è il settore, diciamo, dove avremo la necessità di mettere a punto nuovi materiali, nuovi motori, nuovi concetti. E lì c'è la spinta tecnologica, è lì che c'è l'innovazione e quindi la crescita in senso tecnologico. Settore militare degli APR, abbiamo visto da un punto di vista normativo, grazie all'ENAC e all'ENAV, già abbiamo fatto un grande passo in avanti, avendo già una normativa di riferimento. Queste 5 classi mini, micro, leggeri, tattici e strategici già ci consentono di iniziare a fare chiarezza su quello che dobbiamo fare. Già parliamo di piloti per una certa parte, di operatori militari, regole, naturalmente quella della la regola dell'assicurazione, le regole a che cosa devi rispondere per poter operare, e questo è il primo punto essenziale. Abbiamo parlato di aree specificatamente dedicate per queste attività. Abbiamo iniziato a parlare di smart segregation,
dello spazio aereo, perché comunque dobbiamo operare per certi versi partendo dalle basi stanziali. Comunque è un traffico che andrà regolato con gli altri traffici e in futuro sarà uno dei traffici. E quindi per raggiungere questi livelli di normalità oggi è necessario lavorare ancora di più con gli equipaggiamenti di bordo, con il sistema di governance del velivolo in volo, va bene, di controllo dello stesso, di integrazione nel single European Sky, e su questo io credo che l'esperimento del P1HH sta andando proprio in questa direzione. Il modello di riferimento è che le operazioni militari potranno essere condotte durante il normale volo civile in sicurezza. Ed è questo quello che per certi versi abbiamo già sperimentato con OUP e abbiamo raggiunto livelli di sicurezza, io credo, per il traffico civile notevole, ma sarà naturalmente il modello anche del futuro. In tal senso, quindi, due elementi fondamentali, quindi Single European Sky, dobbiamo lavorare con l'Europa, e sistemi di bordo, ne cito alcuni, tipo Sense the Void, credo che siano gli elementi fondamentali del problema a livello tecnico. A livello normativo, oltre a quella necessità di integrazione col traffico civile in accordo a normative ben precise e a prove naturalmente che dovranno essere fatte, dovrà esserci anche l'armonizzazione del concetto di airworthiness per questo settore. E questo sarà affrontato, io credo, a livello europeo in sinergia con ENAC, in sinergia con ENAV, per cercare di stabilire il nuovo modo di volo di questi settori fondamentali. Nasce il problema della sicurezza. Quello che è avvenuto l'11 settembre con velivoli pilotati potrebbe avvenire domani con velivoli non pilotati. E questo è un problema che a questo punto interessa direttamente le forze aeree. Custodi per legge e per diritto della sicurezza dei cieli. Allora, a questo punto è necessario anche qui sviluppare ulteriori capacità di sorveglianza degli spazi aerei, di regolamentazione degli spazi aerei, di osservabilità di chi è in volo e naturalmente nella osservabilità di capire le sue intenzioni solo dalla osservabilità, fondamentale. Quindi c'è un aumento del business, ma si accompagna ad un aumento del rischio sicurezza, che va naturalmente gestito con regolamentazioni, con sensori e con altro. Quello dell'utilizzo naturalmente degli AMAND, degli APR, da parte di altri organismi non propriamente statuali, naturalmente già stato fatto, va bene, ci sono già esempi in tal senso. Che cosa ci aspettiamo nel campo civile? Campo civile, quello che subito ci aspettiamo è il trasporto merci utilizzando proprio vettori non pilotati. E la scommessa naturalmente sarà sulla certificazione dei sistemi satellitari, sulla certificazione dell'aeronavigabilità,
sulla strumentazione di bordo in grado di garantire quei livelli di sicurezza, sull'assenza di una cellula di ricezione presso gli aeroporti dove c'è il destinatario, va bene, l'utilizzo di quote al di sopra di 46.000 piedi per l'utilizzo di questi trasporti, perché liberano le fasce sotto di trasporto passeggeri. Ci sono certe regole di pressurizzazione che è meglio tenere sempre da conto per certi versi. Per quanto riguarda la parte militare, guardiamola adesso da un punto di vista di futuro, di quella bella esperienza acquisita con utilizzando i cosiddetti MQ-1, MQ-9, Predator A, Predator B, che è iniziato ormai negli anni 2000 l'acquisizione di questi settori, ormai siamo 15 anni in questo settore, e utilizzati già in Iraq, in Afghanistan, in Kosovo, utilizzati in Italia con gli organi di sicurezza. Quindi utilizzati sostanzialmente dappertutto. Hanno volato anche in Francia attraverso dei corridoi, attraverso veramente una smart segregation che è stata accettata anche da altri paesi, quindi siamo leader in questo settore, dobbiamo mantenere la leadership anche in futuro. Allora sicuramente quello che si vede in questo momento è che il P1HH si presenta come una piattaforma tutta italiana con tecnologia italiana dove lavorano da Alenia, Selex, Piaggio e quant'altro per mettere a punto diciamo questa nuova piattaforma con nuovi sistemi a bordo che sicuramente avrà una dualità di impiego in termini di sicurezza e difesa. Oggi non c'è più questo concetto di divisione tra sicurezza e difesa. Il terrorista quando sta fuori è un concetto di difesa, appena solca il border, naturalmente quello che succede immediatamente diventa un concetto di sicurezza. Quindi è proprio il passaggio sul border che determina immediatamente il cambio di qualcosa che era ed è e rimane lo stesso fattore, il terrorista o naturalmente qualcosa di associabile al terrorista. Vediamolo da un punto di vista militare, quello che è il futuro. Prendiamo a riferimento i sistemi antiaerei oggi esistenti. Perché abbiamo bisogno della stealthness? Perché l'indice di rischio nell'andare attraversare le nuove minacce è un indice di rischio elevatissimo. Quindi preservare le forze vuol dire che l'azione non deve comportare la perdita delle stesse. Ecco perché oggi senza la stealthness l'indice di rischio sarebbe elevatissimo ed è necessario ridurre l'indice di rischio ai valori normali delle operazioni di guerra militari. Una volta introdotto naturalmente la stealthness, voi sapete che c'è un indurimento del concetto di difesa superficie aria. Immaginate i 300, i 400, i 500. E quindi sarà necessario sicuramente in futuro una integrazione di sistemi capaci di addirittura precedere i sistemi pilotati con capacità stealth e quant'altro, giusto per mantenere quel livello di rischio basso. Come farlo? È tutta una scommessa che oggi il campo militare sta già mettendo a punto, sia a livello internazionale, sia a livello del statunitense, sia a livello di altri paesi presenti preponderantemente sulla scena della difesa e della sicurezza.
Però ricordatevi, non dobbiamo focalizzarci sulla piattaforma. Il più grande errore oggi è focalizzarsi sulla piattaforma. Noi dobbiamo focalizzarci sulla missione. È la missione che ci indica quello che a noi serve in termini di piattaforma. Dobbiamo invertire il nostro modo di pensare. Dobbiamo essere globali e lo saremo nella misura in cui faremo questo cambiamento fondamentale. E quindi qual è in termini militari il futuro in termini di UAV? Sicuramente sarà la concezione dell'UAV come sistema. Sistema sempre duale, ricordatevi, non esistono sistemi monocratici, va bene? Un sistema per le esigenze militari, un sistema per le esigenze civili. E allora, altro cambio di pensiero, missione, sistema. E questo, io credo, è la grande rivoluzione oggi del pensiero in questo settore, che dobbiamo portare nel campo degli UAV. Quindi i prossimi UAV di qui a 15 anni, immagino, e il futuro corre veloce, lo dobbiamo concepire in termini di sistema in volo. Allora, nella misura in cui faremo questo grande passaggio, sicuramente metteremo a punto le tecnologie, metteremo a punto gli equipaggiamenti, metteremo a punto il discorso basato sulla mission. E su questo, logicamente, per la parte militare, ricordiamoci sempre che potere aereo si identifica con il C4 ISTAR. Quello è il vero potere aereo. Tutte le altre cose vengono in seconda battuta. E noi vogliamo essere in prima battuta. Aeronautica militare è in prima linea su questo, è potere aereo puro. E su questo riteniamo di poter dare un grandissimo contributo a quelle che sono le attività industriali, le attività militari nel settore, facendo in modo di accelerare tutto quello che a noi serve oggi per poter operare. Ecco perché presso Amendola c'è la scuola, nascerà tra poco la scuola di pilotaggio remoto, la scuola per piloti che vogliono naturalmente operare nel pilotaggio remoto. Ed è fondamentale, dobbiamo operare subito il P1 HH immediatamente con una scuola. E lì naturalmente sarà un contenitore aperto anche alle esigenze civili, contenitori che poi naturalmente nasceranno per le esigenze civili successivamente in tutto e per tutto, dove dobbiamo dare l'esperienza maturata affinché il numero degli errori possa essere il minimo possibile da parte degli operatori militari e civili. Ecco perché Amendola è centro di eccellenza in questo settore. Io esaurirei qui, diciamo, questo discorso introduttivo. Sviluppo delle prossime tecnologie nella linea in cui vi ho detto sono fondamentali, quindi guardiamo molto alle tecnologie di alta invisibilità, peraltro presenti nel nostro paese. Guardiamo con molto, molto piacere le tecnologie di fibra al carbonio resistenti alle altissime temperature, tecnologie presenti nel nostro paese. Guardiamo con molto piacere il campo della ipervelocità, utilizzando queste tecnologie
e sviluppando eventualmente motori diversi dagli attuali, e dove c'è necessità di grande impegno, e dove ancora rammento che uno dei padri appartiene all'aeronautica di questi statoreattori. Cito solo per i cultori il maggiore Ferri, che da Guidonia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è transitato alla New York University, dove ha insegnato il stato reattori, ipervelocità e quant'altro, ha posto le basi di quello che vediamo oggi in sviluppo in altri paesi. Questo siamo noi, questo siamo capaci di fare, questo offriamo alla nazione, ma non dimentichiamo un concetto. Dobbiamo operare in sinergia come squadra. Oggi i singoli non hanno futuro. Oggi già l'Europa è piccola. Oggi già i continenti sono piccoli. Quindi o pensiamo in termini di squadra, la vostra squadra che vola, oppure quello che faremo sarà una bella conferenza, va bene, ma senza possibilità di futuro. E noi siamo qui per il futuro, non per la conferenza. Vi ringrazio. Comandante, grazie per questa introduzione che in qualche modo dà il là e il tono di questa, di questo convegno. Io ho chiesto agli amici organizzatori l'opportunità di presentarti fresco di stampa e per la prima volta, diciamo, nella storia del CESMA, l'inizio di una serie di quaderni del CESMA. Quaderni che sono il risultato del lavoro di gruppi di lavoro che hanno lavorato per circa un anno e che hanno messo insieme le conoscenze e le aspettative su vari argomenti. Gli argomenti di cui abbiamo trattato sono i piccoli satelliti, la cyber security e anche gli APR. Ecco, normalmente, almeno come CESMA, noi lavoriamo in maniera tale da fare dei convegni in cui si fa o il punto della situazione oppure si raccolgono i risultati di un lavoro, appunto, di gruppi di lavoro e quindi presentando dei quaderni. Ecco, questo è il primo che vorrei presentarti e che in pratica il supporto che tu sempre dai al lavoro di tutti noi per il campo aerospaziale ed è praticamente un po' di meno di quello che tu hai detto sinteticamente ma molto completamente oggi. Ci sono delle cose che lo studio è stato fatto l'anno scorso, delle cose che forse non avevamo pensato pienamente, tipo la sicurezza dal punto di vista dell'impiego degli UAV per attacchi. Ecco, questa è una delle cose che dovremo tenere presente, però ci sono delle altre cose, c'è diciamo punto di situazione sullo stato delle attività e sulle capacità del nostro sistema paese, che direi che è molto importante. Abbiamo fatto una SWOT analysis, quindi strengths, weaknesses, opportunities and threats, e da qui viene fuori che c'è una cultura molto e un'attenzione molto forte per questi sistemi, ma c'è anche una necessità di un coordinamento a livello nazionale per fare in modo che tutti gli aspetti che riguardano l'affermazione di questi sistemi, il movimento, il traffico in sicurezza e tutto il resto vengano coordinati. Ecco, su questo
il CESM si pone come un tavolo e un foro di discussione e di idee, e quindi ecco a te il primo numero. Grazie. 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 Io credo che questo è l'inizio, questo l'hanno chiamato quaderno, perché il libro lo dobbiamo ancora scrivere. E quindi quando vedrò le equazioni di Maxwell su questo come libro, sarò molto contento. Tutte quante le equazioni, eh?